74 anni dopo la sua realizzazione, Alchimia di Jackson Pollock è ancora un'opera rivoluzionaria, un manifesto di un nuovo modo di sentire e di fare arte. Alchimia, probabilmente la prima opera che Pollock realizza posizionando la tela sul pavimento, e questo cambierà la storia dell'arte del XX secolo. Se noi con il microscopio andiamo all'interno dell'opera con ingrandimenti sempre maggiori, arriviamo a capire come Pollock sia riuscito non solamente quindi a creare l'opera nel suo insieme, ma anche a scolpire le minime forme, le forme lillipuziane di materia. Il progetto di conservazione di Alchimia rientra in un progetto più ampio che è partito nel 2012 sullo studio, le indagini che sono state affrontate sugli 11 dipinti di Jackson Pollock presenti in collezione. Abbiamo iniziato a studiare le opere direttamente in situ con il laboratorio MoLab, con il CNR che ha fatto delle indagini non invasive. A partire dal Donna Luna, che è il primo dipinto che Pollock realizza nel 1942, che fa parte della collezione, e creando quest'opera sul cavalletto con una tecnica ad olio utilizzando dei pennelli, fino ad arrivare al 1947 con la realizzazione di Alchimia e di Foresta Incantata, che Pollock crea su pavimento utilizzando un nuovo tipo di colore, non solo di produzione artistica, ma di produzione industriale, gli house paint, che fa gocciolare, facendo cadere queste gocce di colore sul dipinto. Il progetto di studio, di ricerca e di conservazione di Alchimia è uno dei progetti più significativi realizzati in Italia sulla conservazione di un'opera del XX secolo. Progetto in cui chimici, fisici, storici dell'arte e conservatori hanno lavorato insieme per comprendere a fondo la tecnica e i problemi di conservazione di uno dei massimi capolavori del Novecento. Alchimia è sicuramente una delle opere più materiche realizzate da Jackson Pollock. Per studiare esattamente la sua tridimensionalità abbiamo lavorato insieme al CNR di Pisa che, grazie a uno scanner 3D, ha studiato in dettaglio l'opera. Alchimia quindi è stato portato in opificio delle pietre dure, grazie al laboratorio scientifico, grazie al laboratorio di restauro, abbiamo approfondito lo studio in vista dell'intervento di conservazione e l'intervento di pulitura. Pollock realizza quest'opera quindi non guardando solamente l'insieme, ma anche un'attenzione particolare ad ogni minimo dettaglio. Infatti, se noi guardiamo a questo punto, possiamo vedere un'elica viola realizzata con un colore in tubetta olio, dove Pollock fa un piccolo forellino, poi spremendo il tubetto di colore, il colore viola esce ad elica. Piccola acrobazia di colore che non vediamo nell'insieme del dipinto, ma bisogna osservare nel dettaglio ogni singola area per poter apprezzare queste piccole parti che Pollock ha scolpito sull'opera.